al soggetto che chiede aiuto.
esprimerci con una tale chiarezza di intenti che non sia minimamente possibile fraintendere ciò che stiamo dicendo, perché l'idea che mi sono fatta è che spesso anche professionalmente le complicazioni ce le creiamo da soli, non essendo chiari, forse prima con i pensieri, poi con i comportamenti. E quindi quello che è, di cui ho parlato con tanti di voi, con tante di voi, è di utilizzare la presenza del dottor Caprioli, che verrà anche al prossimo incontro e che ringrazio enormemente per averci onorato della sua presenza qui e della sua professionalità oggi, per darci degli strumenti che noi abitualmente non utilizziamo, perché abbiamo fatto altri studi, se non altro per questo, e spesso li integriamo con nozioni economiche, con nozioni tecniche più vicine forse agli studi di economia che non quelli, che invece a mio parere sono molto più spendibili di approccio con le persone. La parola al dottore Caprioli. Grazie. Io sono entrato in ansia perché la presentazione mi ha caricato di responsabilità da parte un po'. Non è credibile, infatti, non è credibile. Le facce sulla situazione. Ringrazio innanzitutto di essere qui presente tra voi, perché è un'occasione importante quella di oggi. Prima insomma parlavamo, devo fare un po' di riflessione anch'io, scusate, non mi preoccupate, parleremo anche dell'empatia, ma vorrei partire da queste mie riflessioni. Innanzitutto il fatto dello sportello, no? Perché è stato creato questo sportello prima. Rapidamente facevo i complimenti perché, come dire, il braccio operativo siete voi avvocati che avete avuto la possibilità di aprire uno sportello di consulenza. È un progetto veramente a costo zero, a impatto zero, nel senso che veramente sono limitate le risorse economiche, e tutto si basa principalmente sulle risorse personali e di chi insomma ha dato anche la possibilità di ospitare fisicamente proprio lo sportello. Quindi siamo a livello di volontariato, no? Uno di quelli puri, no? Nel quale ci si dona volentieri agli altri. Riflettevo su questo, riflettevo di quanto questa modalità sottolinei l'esigenza proprio di intervenire in questa particolare situazione. Parliamo appunto delle vittime di violenza, volutamente viene tenuto generico come titolo, perché sicuramente, come dire, la matrice che ha portato a parlare di una modalità di intervento molto specifico, molto particolare, quale quello in cui si chiede proprio la presenza di una rete, si riconosce l'efficacia di una rete, di una multiprofessionalità, del fatto che sono diverse professioni che entrano in gioco. Bene, proprio questa, dicevo, la matrice probabilmente nata è la violenza di genere, no? Che tanto sviluppo ha portato dal punto di vista culturale, nel senso abbiamo iniziato a vedere atti e comportamenti non più come un problema relegato nelle mura domestiche o confinato nel rapporto tra moglie e marito, ma un problema che trasversalmente ritroviamo all'interno, una modalità di entrare in relazione, purtroppo non in maniera funzionale, visto che c'è chi ci mente e chi
avvantaggia una modalità di entrare in relazione che è presente quasi sotto traccia nella nostra vita sociale, culturale, economica, politica. Cioè c'è una modalità che è fortemente, di cui siamo fortemente intrisi. Dico fortemente intrisi perché, sapete, io seguo le relazioni, ma ci sono delle parole, delle cose che vengono dette che mi attivano, mi aprono dei file, da dove si dice in cerco. Mi è venuto in mente un episodio di, penso che ormai siano più di 5 anni o 6 anni, in cui ci fu la notizia di un assessore delle città della BAT, non ricordo bene quale, se anche o di Barletta, quindi di un grosso comune, che era andato in vacanza in Svezia e il figlio gli era sfuggito, non riuscivano a trovarlo, perso nella piazza una delle piazze di Stoccolma, e quando lo ritrova lo rimprovera aspramente e gli molla uno schiaffo. È stato arrestato. Quando, non so se ricordate questa notizia, quando lessi questa notizia dissi, caspita, no? Per la mia prima reazione fu quella di stupirmi, no? Che addirittura si arrivasse a un arresto, fu fermato, non fu arrestato nel senso fu fermato, condotto al commissariato e rimasi colpito, perché il mio primo pensiero fu quello, no, di un'esagerazione da parte dei poliziotti svedesi. In realtà no, non anche per chi come me, insomma, che ha lavorato nei centri antiviolenza, per chi come me ha lavorato nei case di rifugio o ha lavorato anche al tribunale per i minori, con questo chiaramente non, per favore non fraintendetemi, non sono medaglie, però mi piace dirlo questo perché mi permette di portare la mia esperienza in questo, in questi due campi. Nonostante questo, il mio primo pensiero, tornando un po' sulla situazione dell'assessore, chiamiamolo così, il mio primo pensiero è stato, no, di aver pensato che era esagerata la reazione. In realtà non era assolutamente esagerato, quello che avevano fatto i poliziotti svedesi non era qualcosa di eccessivo, non c'era stato un abuso di potere, era per la loro cultura la norma, era quello che bisognava fare di fronte a un atto di aggressione, un atto violento, anche perché lo schiaffo ormai è assodato, i sistemi correttivi fisici non sono assolutamente correttivi. Servono soltanto a imporre la nostra volontà, il nostro pensiero, il nostro agire o come dire, a scaricare la nostra rabbia su di una persona che non può reagire altrettanto, non si può difendere in maniera altrettanto veemente. Quindi c'è una sproporzione e non è assolutamente nella sproporzione che si possa creare un modo educativo. Quindi questo per dire come l'idea della violenza, perché come dire, bisogna mettere in piedi tutte queste professionalità per contrastare, per portare un aiuto, una consulenza, perché il pensiero della violenza, l'uso della violenza è qualcosa che abbiamo ancora all'interno, di cui è ancora intrisa la nostra cultura, la nostra società.
anche perché appunto quando parliamo di violenza non parliamo più dell'atto violento del marito che picchia la moglie, scusate se semplifico ai minimi termini, ma parliamo di una cultura. Quando arriviamo a incontrare una donna, come è stato fatto l'esempio in precedenza dall'assessore, dalla dottoressa di nonne, quando arriviamo a incontrare una donna che ha subito violenza, in realtà ci porta qualcosa che ha una storia decennale, che è all'interno di un sistema di relazioni familiari complesso, articolato. Ci sono i figli. Quando si deve proteggere una vittima, appunto, non possiamo pensare soltanto che abbiamo raggiunto l'obiettivo perché gli abbiamo assicurato un posto all'interno di una casa rifugia con l'indirizzo protetto. Dobbiamo poi attivarci, questa è la grande difficoltà, a trovare un lavoro, un sostegno economico, perché la moglie, mi fermo solo su questo esempio, non ha lavorato per tutti questi anni, non ha una posizione economica tale da ritenersi un dipendente, almeno dal punto di vista economico. Dobbiamo trovare come, che scuola devono dare i figli, perché molto spesso dobbiamo affrontare anche questo problema, che anche loro vittime, se non perché attaccati direttamente, se non perché su di loro si è scatenata la violenza del coniuge, parlo principalmente di uomo violento e donna vittima, perché le statistiche, questi numeri ci riportano, ecco perché si parla di violenza di genere e non di violenza in questi casi. Dobbiamo pensare, loro magari non sono state vittime degli attacchi diretti del padre, comunque hanno assistito, hanno vissuto in un'atmosfera intrisa, questa sì, di violenza, di esercizio del potere, perché questo, come dire, fa capo un po' poi tutto il meccanismo della violenza, di esercizio del potere per anni anche loro. E quindi anche loro vanno protetti, anche loro vanno immessi in una situazione sociale che non rappresenti più per loro pericolo, che anzi no, permette loro di respirare, tra virgolette, un'aria priva, no, degli aspetti di violenza. Quindi ogni volta che ci troviamo ad affrontare una situazione nella quale una donna è vittima di violenza dal coniuge, dal partner, entriamo in una storia e ci entriamo, devo dirlo, con dei mezzi limitati, i nostri principalmente. La legge, per carità, ha sviluppato tutta una serie di strumenti, e questo lo devo riconoscere, molto particolari e molto attenti. Sono strumenti che molto utili per le vittime di violenza. Ma chi è che deve operare? Il braccio operativo siamo noi con le nostre fragilità, perché quelle ci portiamo. Apro una parentesi per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, vittime, no, della tratta o dello sfruttamento o incanalati verso la prostituzione. Apro una parentesi perché anche in questi casi noi entriamo in storie di vita, non, l'atto in sé è la testa di un puzzle all'interno di un puzzle molto più complesso. Ecco perché l'empatia, no?
basterebbe, tra virgolette, assodare che cosa è accaduto, cioè lo, ce lo racconta, noi in base a quello che è accaduto diciamo, dobbiamo acchiappare quello, dobbiamo punire quell'altro, tu a te ti mettiamo in casa di rifugio protetto, non ti preoccupare, tra 4 mesi ti riprendi e ti diamo lo status di rifugiato, ma non è così, perché come dire, dobbiamo anche lì creare nuove tessere di base. E ripeto, lo strumento principe siamo noi che costruiamo una relazione. E per costruire una relazione, ed è la cosa più difficile, ma noi esseri umani sappiamo fare, quasi in automatico, per creare una relazione abbiamo bisogno di diversi strumenti. Uno strumento importante è quello dell'empatia. L'empatia nasce dal, è una parola che nasce dal greco, scusate se faccio il professorone, ma è importante perché nelle parole spesso troviamo il senso, no, di quello che stiamo facendo. Il greco è empathos, sentire dentro. Quindi in questa parola noi abbiamo il sentire, che non è un ascolto prestato, come dire, con le orecchie, no? È legato al sentimento, è sentire dentro. Quindi quando è stata creata questa parola, e a questo punto possiamo parlare di più di 2000 anni fa, se non 3000, quando è stata creata questa parola, quando gli uomini hanno pensato di dotarsi di questa parola, avevano coscienza, avevano chiaro il fatto che è un sentire dentro, è un portarsi, è, allora non è un portarsi, è un provare le stesse sensazioni dell'altro, ma è diverso dal buttarsi dentro e entrare in risonanza. In fisica, ma vi faccio con l'esempio musicale, c'è la risonanza, c'è la capacità di utilizzando un diapason e avvicinandolo alle corde di una chitarra, per esempio, una di quelle corde, la stessa, con la stessa nota del diapason, entrerà in risonanza senza che ci sia bisogno del contatto fisico. Ok, accade lo stesso, quando noi ascoltiamo qualcuno riusciamo a entrare in risonanza col suo stato emotivo, riusciamo a comprendere, prendere dentro di sé il suo stato emotivo. Quando noi siamo in contatto con un'altra persona, l'ascolto non avviene soltanto a livello razionale, ma a livello cognitivo, quello che sta dicendo, non letteralmente, ma avviene anche a livello emotivo. E tramite il canale emotivo noi riusciamo veramente ad entrare in relazione con l'altro, veramente a stabilire un contatto, una relazione e veramente a poter dare qualcosa all'altro che ci chiede aiuto. Però anche qui, come in tutte le attività umane, c'è bisogno di esercizio, c'è bisogno di conoscere questo strumento, c'è bisogno di sapere per esempio che esiste sia un'empatia positiva, quella di provare lo stesso sentimento dell'altro, quindi una persona che ci porta la sua sofferenza perché anni in cui, scusate se ritorno sempre sulla violenza di genere, anni in cui il marito quando rientrava la sera ubriaco, un giorno sì e l'altro pure, bastava un pretesto futile perché buttasse all'aria i piatti, iniziasse a battere la moglie. Ecco, quando le persone ci raccontano questo sentiamo, no, la sofferenza dell'altra persona, perché
la troviamo effettivamente dentro di noi, e questo, come dire, ci avvicina all'altra persona e ci permette, come dire, come dicevo prima, di prestare attenzione e voler trovare una soluzione alle sue difficoltà. Ma c'è anche un'empatia negativa, quella che invece ci allontana dall'altro. Ci capita quando viene il nostro amico che ci viene sempre a raccontare di come le cose non stiano bene, di come a lui la vita non gli ha riservato altro che disastri e quant'altro. È come dire, no, iniziamo a prendere le distanze, iniziamo a dire, vabbè, dai, cosa vuoi che sia, passerà. Queste sono frasi di circostanza terribili, nel senso, le usiamo tutti, le uso anch'io, io non sono escluso da questo, ma che come dire, ci servono per prendere delle distanze, per non farci coinvolgere troppo dall'altra persona, perché ci porta un contenuto di sofferenza non vogliamo prenderci dentro di noi, non vogliamo portare con noi, vogliamo anzi, no, restituirlo al mittente. Insomma, alla fine, no, perché noi parliamo, comunichiamo tra di noi, non cerco solo per questioni tecniche o per condividere, già ci siamo, ma condividere lo facciamo per parlare dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Sera tra sera, così mi è capitato, ti farà morire dal ridere, oppure ieri mi è successa una cosa molto brutta, eccetera. Principalmente noi comunichiamo, le comunicazioni servono, le relazioni tra gli esseri umani, le comunicazioni servono per trasmettere emozioni, sentimenti, per far fluire dall'uno all'altro. Ok, quando questi meccanismi, che ripeto fanno parte di ogni essere umano, è difficile trovare un anaffettivo puro, ce ne sono, ma è difficile. Uno, cioè, che non ha assolutamente bisogno di prendere o trasmettere i propri stati affettivi, lì stiamo in un ambito psicopatologico particolare, parliamo dei narcisisti, quelli che vengono definiti narcisisti maligni. Vabbè, ma questo è un altro capitolo. Quindi quando noi costruiamo una relazione, appunto, abbiamo bisogno di comunicare i nostri stati affettivi, i nostri stati emotivi. Quando abbiamo a che fare con le persone che portano una sofferenza così grande, così ampia, così dilatata, diluita nel tempo, voi capite che bisogna essere ben armati, bisogna avere le idee ben chiare su dove si vuole andare, dove si vuole arrivare. Non sto parlando chiaramente di essere calcolatori, ma si tratta di sapere che uno non posso piangere insieme all'altra persona, posso accogliere la sua sofferenza, ma non posso farmi coinvolgere in modo tale che manco io sono d'aiuto, perché è chiaro, se non so, è come la nave sta affondando, noi andiamo tutti dal capitano a chiedere che cosa dobbiamo fare, vediamo che il capitano entra dal panico, voi capite che non riusciamo più a funzionare bene. Abbiamo bisogno di qualcuno che si mantenga lucido, chi viene a chiedere aiuto o chi si trova in contatto con noi e chiede aiuto, deve trovare una persona lucida, una persona capace di comprendere che cos'è la sofferenza dell'altro, ma nello stesso tempo riuscire a mantenersi sufficientemente lucido da poter dare delle indicazioni, da poter dare delle soluzioni, da poter, come nello sportello, no, da poter dare delle informazioni chiaramente utili e preziose. E quindi l'empatia, la relazione
strumento principe per poter effettivamente intervenire e incidere in maniera positiva. Quindi come avviene? Avviene ascoltando l'altro, non solo da un punto di vista uditivo, ma anche da un punto di vista emotivo. L'altro ci comunica dei fatti, ma ci comunica anche che quali sono i sentimenti alla base di questi fatti. E vi dico questo perché come psicologi, quando abbiamo colloqui, incontri, di quello, su quello stiamo più attenti, su quali sentimenti, quali emozioni ci trasmette, ci vuole portare l'utente, il paziente, il cliente, dipende da chi vuole il rapporto. Quindi il fatto di intervenire ci deve dare, il fatto di intervenire per avere maggior forza, dobbiamo essere capaci di mantenere quella che viene chiamata la giusta distanza. Quant'è la giusta distanza? Non lo so. Non è possibile stabilirlo a priori, non è possibile dire automaticamente fino a quando, no? Bisogna farsi coinvolgere, per quanto bisogna farsi coinvolgere dall'altro. È una dimensione che, a seconda del rapporto che abbiamo con l'altra persona, dobbiamo valutarla di volta in volta. Dobbiamo chiaramente fare i conti anche con i nostri, con le nostre fragilità, con i nostri fantasmi anche, no? Con quelli che sono le nostre paure. Quando ci poniamo in ascolto dell'altro, dal punto di vista emotivo, come dicevo prima, la risonanza, ciò che l'altro ci porta sicuramente va a toccare delle corde nostre profonde e dobbiamo fare i conti anche con quello. Potremmo, come dire, da considerare sono veramente tante. Diciamo che la prima domanda che bisogna farsi, è: perché sto facendo questo? No? Perché mi interessa tanto? Sì, senso di giustizia, voler aiutare le persone più fragili, più deboli, per carità, dal punto di vista etico, nel cedere, ma sicuramente c'è qualche corda nostra interna che risuona quando sentiamo qualcuno che ci porta un racconto di sofferenza, di violenza, di vittimizzazione in tutta una serie di situazioni. Io ho perso il tempo, ma vedo dagli occhietti che si abbassano, penso che è da torre. Voglio solo fare una piccola, voglio solo aprire una parentesi piccola, non è il caso, in questo caso. Tenete presente che io ho parlato principalmente di violenza di genere. In realtà immaginate quando dobbiamo applicare le capacità di ascolto e di empatia per minori stranieri non accompagnati, quando dobbiamo ascoltare straniero accompagnato che non ha nessuna intenzione di parlare con uno che non l'ha mai visto, parla una lingua strana, mangia cibi che non, a paese suo non mangerebbero mai, e vivono in situazioni diverse dalla sua. Lì, come dire, è ancora più difficile affinare le nostre capacità di ascolto, perché non basta dire io ti salverò, no, io ti aiuterò. Basta dire questo, non basta essere convinti noi, no, di portare grandi cambiamenti nella vita del ragazzo, ma bisogna vincere la sua naturale diffidenza. Se vogliamo soffermarci soltanto sul percorso che un minore straniero non accompagnato dalla Nigeria all'Italia fa, senza parlare, come dire, che cos'è stata la sua infanzia, di quali privazioni ha vissuto, se immaginiamo soltanto il percorso che un ragazzo fa, che si allontana dalla sua famiglia
o perché non ce l'ha, e quindi già un bel macigno che si porta con sé, oppure perché è stato prescelto, senza che lui chiaramente potesse dire una parola, dagli anziani del villaggio, che lui dovesse andare in Italia, magari mossi anche da buone considerazioni, da buone valutazioni, ma questo lo vediamo solo nei film. Nella realtà invece ci sono situazioni, motivazioni molto molto più terra terra. Parte dal villaggio e viene affidato a un sistema, perché è un sistema che ha, come dire, tutta una gerarchia, ha tutto un modo di operare quasi, no, da multinazionale, per come è strutturato. Noi spesso io spesso dalla TV, no, vedo lo scafo che viene in qualche maniera preso in consegna dalla Guardia di Finanza, dove ci sono tante persone disperate che non bevono acqua da non so quanti giorni, che sono stati sotto al sole, no, in mezzo al mare per non so quanti giorni. E no, ci immaginiamo, come dire, che il minore straniero non accompagnato o le vittime della tratta siano disperati, no, che affrontano come un'armata brancaleone, giusto per retrucolarlo un poco, chilometri di foresta, deserto, attraversamento in mare con mezzi assolutamente inadeguati, così un'avventura. Invece purtroppo c'è tutto un sistema di trasporto, di tappe che vengono fatte, attraversate, nelle quali loro sono praticamente considerate la stregua di merce, se non peggio, semplicemente. È solo qualcosa che procura soldi a qualcun altro. Ok? Quindi immaginiamo quando ci troviamo a parlare con una ragazza nigeriana che fortunatamente, no, è stata presa. In realtà abbiamo grandi difficoltà, non siamo i salvatori così come lo immaginiamo nella nostra testa, siamo qualcosa di estraneo, un corpo estraneo che è entrato con, ripeto, con la sua lingua, con il suo modo di pensare, in un sistema purtroppo ben organizzato, ben consolidato. E lì dobbiamo vincere, ecco, sottolineo solo questo aspetto, dobbiamo vincere la loro diffidenza, ma la dobbiamo vincere, come dire, non arrabbiandoci, no? Dopo tutto quel che ho fatto io per te, tu addirittura te ne scappi, no, dal centro di accoglienza. Invece è così, ripeto, noi entriamo a gamba tesa in un sistema purtroppo ben organizzato, ben sistemato, e quindi dobbiamo vincere le loro diffidenze, le loro naturali diffidenze, e lo possiamo fare con l'unica arma che abbiamo, che è appunto la capacità di entrare in relazione con l'altro, di entrare in ascolto, di entrare in empatia con l'altro. Io penso di non avervi dato nessuno strumento, di non avervi, come dire, portato un po' di cose mie, ma perché ci tengo a sottolineare quello che ho detto prima, non esiste un modo per, come parlavo prima, della giusta, per calcolare la giusta distanza, è una cosa che solo noi la possiamo mettere in piedi, non insieme a chi ci sta di fronte, solo noi la possiamo mettere in piedi di volta in volta, è un fatto individuale, però, come dire, si può ragionare, si può pensare, si può parlare. Va bene, mi fermo qui, passo la parola alla... Il dottore Caprioli ci ha detto che non ci ha dato strumenti. Ora, mi dico io gli strumenti che ha dato a me, mi
dicendo quello, queste cose che ci ha detto, a mio parere preziosissime. Ascoltare empaticamente. Ascoltare è fondamentale, ma ci ha dato uno strumento importantissimo. Quando noi ascoltiamo, l'ha detto al modo degli psicologi, che non è proprio la nostra lingua, e quindi proverò a dirvelo io come l'ho recepito. Ascoltare senza arrabbiarsi, ascoltare senza reagire, ascoltando empaticamente, e ha detto: attenzione, chiedetevi perché state reagendo, perché nel momento in cui state reagendo vuol dire che là c'è una cosa che dovete vedere. È esattamente così. Quando noi impariamo a stare in pace con noi stessi, ho lo psicologo di fianco, quindi se sto dicendo cretinate mi correggerà. Quando noi impariamo ad essere in pace con noi stessi, impariamo a raccogliere ciò che l'altro ci porta senza reagire. Reagire, come diceva lui in termine tecnico, con l'empatia negativa, cioè prendendo le distanze e dicendo: io questa cosa non... ma sì, ma accade a tutti, ma passerà. Quello è un modo di vedere qualcosa che abbiamo noi dentro e che abbiamo l'obbligo di vedere, perché altrimenti non siamo in grado di aiutare nessuno. Il lavoro di Sportello è delicatissimo per questo motivo, perché dobbiamo stare attenti a un sacco, non si dice, ma un sacchissimo di cose. Noi dobbiamo stare attente, innanzitutto, e attenti, non voglio fare dobbiamo stare, va bene, utilizziamo il maschile come da sempre si è fatto. Dobbiamo stare attenti a non metterci del nostro quando vediamo che ci portano un fardello pesante. Dobbiamo stare attenti a non prendere le distanze, ma a non avvicinarci troppo. Dobbiamo stare attenti a non reagire negativamente. Oltre a poi tutte le cose che ci diremo, dobbiamo stare attenti a non travalicare alcuni limiti che non abbiamo possibilità di travalicare per la funzione dello Sportello in sé proprio, come è stata prevista. E questa era la difficoltà di cui ora vi parlerò. Ma possiamo utilizzare enormemente questa possibilità che ci stiamo prendendo per una nostra crescita personale, perché noi abbiamo la possibilità, nel momento in cui qualcuno, ma questo in generale nella vita, non so, lo Sportello ci offre la possibilità di vedere gente che non conosciamo, ma forse è ancora più evidente quando noi abbiamo a che fare con il nostro partner, con i nostri figli, con i nostri genitori, con i nostri parenti. E quindi nel momento in cui qualcosa che ci portano ci sta facendo avere una reazione, che sia di eccessiva felicità o di eccessiva tristezza o rabbia, là, secondo gli psicologi, abbiamo qualcosa che dobbiamo andare a vedere noi, qualcosa, una ferita che ci stanno toccando. Questa è stata l'enorme, la grandiosa lezione che ci ha dato oggi il dottore Campioli, e che ci possiamo spendere benissimo, perché ogni volta che qualcuno ci sta facendo scattare in qualche modo, ci sta dando un'enorme possibilità di crescita. Dovremmo, a mio parere, sapere appena dito chi mi conosce.
eccetera, invece il canone comportamentale era solamente l'avvocato nell'esercizio del suo ministero deve operare con dignità e decoro. Questo era il canone deontologico del 1933. Evidentemente si è sentita l'esigenza di seguito di normarlo con 73 articoli, con 7 titoli, perché poi con l'avvento della 247/2012 i precetti di comportamento sono diventati molti di più. È vero che ci siamo avvicinati al sistema penale, no? Alla tassatività comportamentale, che poi sappiamo benissimo non essere così, perché dovendo valutare caso per caso si deve valutare se non è stato per esempio eseguito la professionalità con lealtà e diligenza, per esempio, che sono canoni astratti, quindi è necessario riportarli al caso concreto. Ma nel momento in cui si è sentita la necessità di normare, ripeto, con 73 articoli, vuol dire che qualcosa non ha funzionato in quella dignità e decoro che noi troviamo in tutti i 73 articoli, poi fondamentalmente, perché se noi leggiamo i primi articoli del titolo primo, principi generali, poi rapporti col cliente e parte assistita, rapporti con le istituzioni forensi, rapporti di colleganza, eccetera, non sono altro che il riportare al caso specifico i canoni, i principi generali. Probabilmente si è sentita questa necessità perché, come si dice, la professione, ma in tutti i settori, non solo nel nostro, cosa che non mi consola affatto, ma che è un dato di fatto, la professione si è abbastanza imbastardita, usando un termine non tecnico, no? E con chi ce ne possiamo lamentare, posto che dicevo al dottore Caprioli che io assolutamente ho smesso di lamentarmi perché voglio vivere felice in pace, ma con chi ce ne dovremmo lamentare se non con noi stessi? Cioè io con chi mi posso lamentare se non faccio il mio? E che cosa posso fare altro se mi lamento perché Rossella, che vedo che mi guarda sorridendo, non ha un comportamento corretto? Ma perché mi dovrei lamentare con lei e invece non concentro l'attenzione su ciò che posso fare io? Io vi devo dire, nella mia carriera professionale, sono ora 28 anni che faccio questa professione, io comportamenti scorretti ne ho avuti pochissime volte. Mi piace pensare, forse me la racconto, forse sono presuntuosa, che sia per come mi pongo io con i colleghi, perché ho imparato che nella professione il muro contro muro non fa che portare a rotture, a esacerbazioni, mentre l'approccio invece sereno e che non ti permette di portarti niente di tutte le cose che non ti sono piaciute, in realtà stempera. Questo è un dato di fatto. A me, io sono convinta che questo accade anche nell'applicare i canoni deontologici della nostra correttezza professionale. Ora, venendo a qualcosa di concreto, perché insomma mi piace divagare e allargare i nostri orizzonti, dicevo che ci siamo, quando la regione ci ha proposto queste riunioni, il dottore Caprioli era lì zitto e che ascoltava, e non, poi insomma più in là gli chiederò che cosa pensava quando ci proponevano questo. Noi consigli dell'Ordine della Puglia avevamo tantissime perplessità. Le perplessità derivavano dal fatto che uno sportello prettamente informativo e di orientamento aveva delle difficoltà deontologiche forti, perché noi abbiamo
diceva il dottore Caprioli, a non avvicinarci troppo e a non avvicinarci poco, così come a non dire troppo e a non dire troppo poco. I rilievi deontologici, e quindi siccome avremo un altro incontro del 4 io oggi mi orienterò a descrivervi quali analogie ho visto con il comportamento che noi possiamo avere in studio con i nostri clienti e che dobbiamo applicare anche quando riceviamo lì allo sportello. È ovvio che, come dicevamo prima, noi per dare un servizio corretto all'utenza dobbiamo avere una perfetta conoscenza delle norme sostanziali e processuali, perché se ci dicono che hanno subito un determinato comportamento, questo accade anche nel nostro studio, dobbiamo essere in grado di saper rispondere sull'eventuale presenza di un reato o meno, sull'eventuale presenza di un comportamento censurabile o meno, che sia rilevabile penalmente o meno. La prima domanda che mi sono posta è: siamo obbligati al rispetto del codice deontologico? La risposta è certamente sì, non solo perché avete sottoscritto una convenzione e lo abbiamo messo noi nella commissione, lo abbiamo esplicitato nel dubbio, nel caso poi non si pensi, è solo uno sportello informativo, quindi su che cosa dobbiamo essere scorretti, ma anche perché, per esempio, se noi guardiamo il titolo secondo, che è rapporti con il cliente e la parte assistita, vi siete mai chiesti perché il codice deontologico ha necessità di precisare che differenza c'è tra cliente e parte assistita? Coincidono, non coincidono? Il cliente è quello che ci firma il mandato e ci siamo, e quindi là ci firma il mandato, siamo soggetti al rispetto del comportamento deontologicamente corretto. E la parte assistita? La parte assistita è colei verso la quale la nostra attività viene prestata. Di solito coincidono, ma possono anche non coincidere. Questo è il motivo per cui i colleghi che sono allo sportello devono in ogni caso rispettare il codice deontologico. La parte assistita è una cosa, il cliente, pensate all'esempio del genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore quando dà l'incarico ad un avvocato, certo non ci firma il minore il mandato, in quel caso la parte assistita e gli interessi che noi dobbiamo fare, attenzione a prescindere di quello che vuole il genitore, perché siamo noi i tecnici della situazione, in quel caso noi siamo obbligati al rispetto del codice deontologico per la parte assistita, e questa è la necessità del nostro legislatore personale e privato che abbiamo, che ha inteso specificare questa doppia funzione. E sappiate che anche dalle letture delle sentenze del CNF è proprio agevole rilevare questa necessità, perché vi sono innumerevoli pronunce in cui il CNF dice che noi siamo soggetti a comportarci con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, e addirittura allarga a terzi e controparte, quindi anche nei confronti dei terzi che nell'alveo del giudizio non hanno parte, appunto, sono terzi. E questo perché? Perché è ovvio che si parla tanto dell'avvocato in Costituzione, l'avvocato c'è già in Costituzione, e infatti la funzione forense mira in realtà non a tutelare il cliente, non a tutelare la parte assistita, ma a tutelare l'affidamento della collettività. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un comportamento deontologicamente corretto, e qua mi allaccio alla prima frase che ho detto,
dico vittima e Giulio Brei ha detto benissimo, no? Qual è il concetto di vittima per la direttiva UE, che lo esplicita appositamente, dice attenzione, vittima è colei la quale ha subito un danno fisico, psicologico, morale, ma anche i parenti della vittima che hanno subito una perdita da quella dalla mancanza di quella persona, lo descrive perfettamente proprio perché è necessario che si conosca, si individui, si possa individuare appunto la vittima. Quindi noi dobbiamo avere una conoscenza del linguaggio, delle parole tecniche che utilizziamo, oltre a quelle del comportamento. A mio parere, non solo se siamo in uno sportello, anche se siamo dietro una scrivania del nostro studio, perché solo così noi possiamo offrire l'orientamento non solo allo sportello, ma anche nel nostro studio, forse principalmente nel nostro studio, perché in realtà il primo orientamento che si offre allo sportello, ed è per questo che un avvocato, a mio parere, è super titolato a stare là, ha una capacità più che titolata per dare le informazioni di prima necessità. Questo comportamento e linguaggio altamente tecnico ci collega dritti dritti, senza proprio battere ciglio, all'articolo 14, dove il dovere di competenza ho imparato in questi 4 anni che ci sta sempre, dovunque lo metti ci sta bene, come il calcio sui maccheroni. L'avvocato non può assumere incarichi che non sappia di avere la competenza di poterli svolgere. Questo certamente è un dovere che ha anche il collega che ha lo sportello, e questo induce, il codice deontologico non dice che noi dobbiamo necessariamente rifiutare l'incarico, il codice deontologico ritiene sufficiente anche che noi ci affianchiamo ad un collega che possa avere le competenze idonee. Stessa identica situazione è per i colleghi dello sportello, ai quali si dice sempre: se accade qualche cosa e non sai come gestire, prendi tempo e chiama uno dei tutor, qualcuno arriverà. Poi magari mi faccio smentire perché non sempre rispondo tempestivamente ai messaggi, però quello che dico sempre è telefonate e qualcuno arriva. E la prestazione, l'avvocato deve garantire qualità della prestazione professionale. E attenzione, che questo dovere non si applica solo alla previsione di mandato, perché questo dovere si applica anche fuori mandato. Se ci chiedono un consiglio, il famoso avvocato per ora grazie, noi non possiamo dire no, guarda, se non mi parli io, se non mi hai firmato il mandato. È successo diverse volte che si è... L'avvocato Morelli sorride, che il per ora grazie lo conosce bene. E, non, quella è un conferimento di incarico comunque, che non richiede la prova scritta, non richiede la sottoscrizione della procura, è un consiglio titolato. Se vuole un consiglio non titolato, il nostro assistito va dall'avvocato signor Google, così non potrà dire niente. L'altro articolo che mi sono posto il problema se fosse applicabile o meno è il dovere di segretezza e
in ogni modo possibile. La riservatezza si esprime nel non dire l'oggetto dell'incarico, la riservatezza si esprime nel non far vedere carte che abbiamo nel nostro studio, la riservatezza si estende a praticanti e colleghi di studio, la riservatezza è un limite oggettivo del nostro lavoro. E perché è così impregnante? Tra l'altro ha una sanzione severissima, se voi leggete, perché arriva fino alla sospensione, perché tutela i nostri assistiti, come nel caso degli psicologi. Da un lato il cliente si sente tranquillo di poterci raccontare tutto, perché nessuno andrà a dire in giro le sue vicende private, dall'altro a noi permette di poter conoscere tutto e di poter essere messi in condizioni di difenderlo al meglio. E figuratevi che il CNF è arrivato a censurare comportamenti di colleghi che avevano lo studio a pian terreno a vetri perché non era garantita la riservatezza di chi partecipava, quindi occorre addirittura avere i vetri oscurati. Noi lo sappiamo benissimo, l'avvocato, del resto ormai abbiamo l'onere scritto nel contratto in cui comunichiamo, cioè ci garantiamo nei confronti del nostro cliente per tutta una serie di cose che gli diciamo, la privacy e quant'altro. Questo è il dovere di informazione. Il dovere di informazione è un canone, è un precetto, anche questo tassativo per l'avvocato, ed è un precetto da rispettare anche nel caso di utenza allo sportello. Noi abbiamo il dovere di dare un'informazione corretta, abbiamo il dovere di indicare al cliente che può accedere al patrocinio a spese dello Stato qualora sia nei limiti previsti dalla legge, per gli importi previsti dalla legge. E abbiamo il dovere di indicare al collega se siamo competenti o meno, di indicare la complessità della vicenda che ci viene sottoposta. E per quanto riguarda lo sportello, questo limite è nettamente affievolito, perché il collega che ha lo sportello non può, da un lato affievolito, dall'altro invece no, perché per esempio il collega allo sportello non può assolutamente indicare un avvocato al quale rivolgersi, né mai lo può prendere l'incarico, non può prendere quindi dal lato l'incarico, ma nemmeno consigliare il coniuge professionista o il collega di studio, il collega amico, perché ovviamente in questo caso si aggirerebbe un ostacolo. La corretta informazione vuole che si indichi il consiglio dell'ordine per la tenuta dell'elenco degli avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato, o indicare il funzionamento della nomina d'ufficio nel caso di reato, no? E indicare esattamente se l'utente che ci chiede aiuto ha subito gli elementi connotativi di un reato. È un pochino più ampia l'informazione che si può dare allo sportello, perché può usufruire anche della consulenza psicologica e quindi rinviare chiedendo la rinviare
fare un esposto di esporle, ma non possono essere fini a se stesse per acquisire il cliente, perché sono cose serissime che, ripeto, vanno a danno di tutti noi, vanno a danno della categoria. E, guarda, io mi viene sempre in mente, quando parlo della nostra categoria, della categoria dei notai. Io credo di non aver mai visto una categoria così unita come quella dei notai. È vero che sono di meno, è vero che sono molti di meno di noi, ma non si è mai sentito in giro l'errore del notaio. E sì che ne fanno, tutti noi abbiamo visto delle situazioni e abbiamo detto caspita, e però vengono tutelati. Io questa non è omertà, questa è attenzione verso una situazione che si esprime denigratoriamente solamente con un intento che rischiamo che ci si ritorca contro. Quindi non lo dobbiamo fare per il collega, lo dobbiamo fare per noi principalmente, di stare attenti a questo. Io ora diciamo che, siccome poi il secondo incontro vedrà di nuovo il dottore Caprioli con la collega Viviana Patrocino a parlare di deontologia, mi fermerei qui dicendo al dottore Caprioli che c'è risultato particolarmente interessante il concetto di anaffettivo pubblico.